Mamma mia, ma questa è una barca eccessiva. È suprema. Mamma mia, ma è la signora delle navi da crociera. La vedo male. Non so se riusciremo a ricreare una cosa del genere, ma neanche una cosa simile. Forse io potrei arrendermi subito. Ma siamo troppo scarti per fare una cosa del genere. Ma ci vuole inventiva, ma che te scarsi. È facilissimo proprio. Sì, dici? Sei convinto? No, è vero, l'ho detto per motivare. Detto da Chico, proprio allora, ci credo. Facciamoci un bel giro della nave, guardiamola bene, perché vi ricordo che in queste nuove sfide di case noi dobbiamo praticamente ricreare la barca, cioè rifarla più simile possibile. Sì, allora, non so se hai notato una piccolissima differenza. Sì. Che noi abbiamo un quadrato 20x20, questa sarà almeno 200x200. Beh, però in scala si può fare. Al massimo facciamo una delle scialuppe di salvataggio. Allora, io farò una c'ho già tutto in mente io. Non so te, Anna, tu forse sei sfortunata. È tutto qui, tutto in mente, ce l'ho già io. Pronti, è prontissimi, direi. Ok, tu sei pronto, Cico? L'hai memorizzata? No, non sono pronto, però ho memorizzato i dettagli particolari. Bravo, bravo, le ciminiere, tipo, capito? Particolari, una nave da crociera. Non è bene, allora, Anna, quando hai tempo vai a cagare comunque. Cioè, te lo dico così subito perché ce la togliamo. Via il dente, via il dolore, va a cagare, hai perso. Mi sembra esagerato, perdente, ma tu hai perso, perdente, nah. Siamo a schiappa, fai schifo, mamma mia, sei pure Anna, ti sgonfio, vecchio. Anna... Va bene, è il danno questo. Prima di tutto abbiamo praticamente la stessa età. Quindi se sono vecchio io, tu sei il doppio più vecchia. Perché non proprio è vero, perché sono invecchi più male io. Silenzio! Allora iniziamo. Silenzio, vecchiaccio. Vattene con quello scemo che è dietro. Andiamo, scemo. Vado immediatamente. Oh, allora, Chico, allora dimmi un po' i tuoi piani. Qua dobbiamo fargliela pagare assolutamente subito. Mi hanno detto delle brutte cose. Tu sei arrabbiato perché mi hanno detto delle brutte cose. Non sono arrabbiato, sono super adirato. Lo vorrei ben vedere. Lo vorrei ben vedere. Guarda, ma che stai facendo? Male di partecipi. Oh, la queta. E poi dopo facciamo anche un delfino che scaturisce dalle onde. Ci penserò io a farlo. Nel frattempo direi di iniziare subito con la barca. Dobbiamo fare la sagoma della barca. Quindi partiamo dal mezzo, che dovrebbe essere all'incirca così. E facciamo a punta, mi raccomando. Deve essere un po' a punta. Un bel po' a punta. Un bel po' a punta. Ok, guarda, ti seguo. Ok, bravo. Sì, sì, sì. Vedi, quando vuoi. Vai, continuo. Così. Così. Ok. Poi così e poi, capito? Così. Ok, sì, ho capito, così. Ti risulta che io abbia fatto sto schifo che hai fatto? Perché così c'entra l'acqua dentro. Adesso. Ti ammazzo. No, ti giuro, non so cosa ti hai preso agli occhi, però adesso è identica, vedi? Ok, vai dritto, 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 mancano tre. Allora, adesso così e poi da qui, capito? Ci accucciamo. Perfettissimo. E da qui poi il motore, però mi sembra un po' schiacciata. Eh beh, ma lo spazio questo è, cioè, secondo me va benissimo, cioè, Sì, sì, allora. Guarda, spizza anche gli altri, sono messi peggio di noi. Allora, adesso mi aiuti, tu vedi quello che è, lo devi finire. Bravo. Ma io sono proprio un completatore. Mi chiamano così. Il completatore ti chiamavano. Sì, perché non ce n'è un altro, sono l'unico al mondo. L'unico esatto. Al mondo, veramente uno dei migliori oltretutto. Un bravo, devo dirti. Beh, guarda, se questo è un po' durante questo tempo eri da un po' che non partecipavi alle sfide di case. Anche perché le sfide di case non c'erano da un po'. È il terzo episodio che rifacciamo. Per cui laggiù nei commenti un po' di sostegno. Per favore mettete delle emoji belle per questo ritorno di queste sfide di case così strasformate e goduriose. Ma perché queste qui, guarda, io le preferisco. Oserei dire questo, perché questa qui è la mia abilità segreta. Quella di copiare le cose e farle peggio. Non questa è la mia abilità. No, ma scusa. È quello che. Ma, vabbè, ma non si dire, fa, non si fa. Basta essere sinceri, me lo detto. No, non basta essere sinceri. Cioè, non è che se tu ammetti di essere un ladro, allora va bene. No. Le copio meglio. Allora, le copio no, meglio. Allora qua si. No. Allora, qua si fa un'altra spunto. Cosa. Diciamo che tu sei molto bravo a ricreare le cose. Giusto. Quindi le ricreo a modo mio, con la mia impronta, capisci? Con la tua impronta personalissima, reinterpretazione artistica delle cose. Perché altrimenti diventi tutto ciò che io ho sempre odiato. Sì, ma non conviene se gli do la mia impronta, capito? No, invece, devi essere impavido e devi portare la tua impronta con orgoglio. Io è questo che ti ho sempre insegnato. La tua personalissima impronta. Lion, la nostra impronta, mi sa che non so cosa stanno facendo gli altri, ma mi sembra. Tu non te ne devi curare, tu non devi guardarli neanche. Guardiamo solo il nostro piatto. Così il nostro orto sarà migliore. Ma stanno facendo un kraken loro, probabilmente. Vedi che spurge dalle acque, lo vedi? Eh sì, però la nave dove la fanno? Tu non ti preoccupare, adesso tira su qui e tirerai su di. Di due. Tu pensa al resto. Allora, secondo me è bellissima. Adesso, da un lato ci sarà un delfino che fuoriuscirà dalle acque. Quindi io adesso inizio subito a fare il delfino. Ma perché... da quando sai fare i delfini? Assurdo. Davvero? Davvero. Ma di brutto è assurdo, che è un animale, si muove pure, quindi è assurdo, cioè. Sì, ma io lo so fare.
Veramente? È veramente vero? Sì. Non è vero, non è vero mai, stai ridendo. No, è bello, aspetta, non guardare che non è finito. Aspetta. No, io ho finito il mio e adesso se aspetta. Faccio altro se mi dici... Allora, un attimo che sto finendo il delfino. Un attimo solo, mi non devi guarda, dare. Non guardo per niente. Non guarda, non ti avvicinare neanche. Attendi in linea. Manco per scherzo. Quando proprio. Ti dirò che è pronto, solo allora potrai venire a scorgere questo ma delfino. Ma l'hai già iniziato? Sì, ma non guardare, non devi guardare, mi raccomando, aspetta. Però vuoi spoilerarmi un pochino com'è? Ma cioè... è bellissimo secondo me, guarda. Proprio accurato al 100%, ha una riproduzione proprio a scala reale. Scala immagino. Reale, certo, cioè 1-0. Guarda che è una cosa. Ma voglio vederlo, però no, mi stai mettendo no, molto tutta aspetta, ansia. Ancora non è il momento, ancora nel momento. Tra breve potrai. Ecco. Adesso posso? Puoi venire, è finito. Wow, che figo! È un delfino, mamma sì. mia! Che figata! Si comporta anche come delfini veri? No, è un po' fermo, però... Ok, però è fighissimo! Grazie! Guarda, c'è anche la squama, qui cos'è questo? Allora lo stanno facendo che affonda! No! È un'idea gravissimo. Geniale questa! Non va bene, non va bene, dobbiamo anche fare noi. Anche noi! Facciamo anche noi così! Possiamo no, adattarla. No, ma sei un copione del cacchio, ma che schifo! Possiamo adattarla, guarda, facciamo una punta così anche in alto. Sì, no! Vieni qui, allora farai un altro livello di legno a questa altezza qui, vai. Faccio subito, velocemente. Possiamo ancora farcela. Io non ho desistito neanche quando le piramidi di Plutone sono crollate sì. sulla mia casa, guarda. Mai ho desistito, quindi figurati se desisto e poi adesso. Pensaci anche a una cosa, allora hanno un malus, cioè quello che non possono mettere gli arredamenti, perché si mettono di dritti quelli, capito? È impossibile. Vedrai che troveranno la maniera, ho paura. No, però no, è impossibile, no. Vabbè, io guarda cosa ho fatto io, eh? Fammi vedere, Ti piace? Cos'è? Cose non... Non ti so piace? Cos'è. Non ti sta piacendo? Dimmi cos'è, no, dimmi cos'è, è bello però non sto capendo. È un tentacolo, adesso lo rendo ancora migliore, aspetta. Ma c'è il Kraken? Sì, così rendiamo anche noi il tutto un po' più sportivo, hai capito? Facciamo che avvolge la nave? No, troppo difficile. Cioè, giusto, anche quello è vero. Non ce la faccio. Cioè, sarebbe una bella idea, ma non penso che siamo all'altezza di farla. Ecco, cioè, bisogna anche volare basso nella vita. Cioè, alla propria altezza bisogna volare. Non più alti, non più bassi. Avere sempre ambizioni, ma che siano alla portata di mano. Ecco. Ti sei addormentato? Diciamo che... Te hai preso qualcosa? No, allora! No, ma se non stavi facendo niente! Non stavi facendo niente! No, io ero troppo ma perso. Ma come sei deficiente? No, guarda, non devi fare discorsi. Io mi prendo, non dico più niente, lo sai. Un cretino mi sono trovato a fianco. Un imbecille. E io lì con la bocca un po' aperta. Con la bocca, così. Ma io non sto vedendo, però. Oh! Vabbè, però ho finito il mio compito, vedi? Scemo! Allora, vieni qui. Prendi del materiale metallico e fai una bella ancora grande qui di lato, ok? Qui. Ok, ma una di quelle ancore che non hai mai visto ti faccio. Un'ancora mi devi fare, non è che devi fare. Come sono fatte le ma ancore? Ma non lo so io! Un'ancora, a forma di ancora. Fidati, lo faccio perfettamente. Oh. Bene, io nel frattempo qua sopra mi metto delle cose sportive che possano rendere più bello questo luogo, va bene? Tipo, le sioline per prendere l'aria, il sole, comunque sei un deficiente, cioè fatelo dire, sì, oggi non ce la fai. Voglio essere partecipe anch'io un po'. Ho capito, partecipa però con ho fatto anche un'ancora garbo. Veramente, che è un'ancora più bella che mi hai visto in tutta la mia vita. Posso vedere? No, ma ci hai messo poco tempo. Vabbè, però bella. È un'ancora dignitosa, guarda. Cambia blocco, fa schifo, cioè sei veramente un idiota. Ci posso credere. Io ho messo il metallico. Ho preso metallo. Ho preso quello, capito? Te ne do uno io, va bene? Visto che sei così stupido. Io non so scegliere niente, dai. Mi devi dire tutto te, ho sai. Ho visto. È una disgrazia. Tiè, usa la lana. La lana non però sbaglia mai. Guarda, in compenso vuol dire che il tuo coso sportivo è molto bello. Molto bello. Grazie. Qual è il mio coso sportivo, scusa? La tutta la situazione che hai creato. Hai detto che è un po' sportiva. Lo è un po', Ma di cosa stai parlando adesso, scusa? Ma di quello che stai facendo adesso. Hai detto, ora faccio qualcosa un po' di sportivo e metto queste cose qui. Ma fatti gli affari tuoi. Ma fai... Ma chi sei? Ma cosa vuoi? Scusa, un piccolo consiglio? Ma chi ti conosce? Ma cosa vuoi? Ma santo compare di avventura! Ma chi t'ha visto mai? No, Lion, però, cioè, io sto guardando a destra, non mi sto sentendo bene. Cosa? No, allora, La loro cosa è bellissima. Ma no, non ci posso devi dire. No, dai. Ah, però la nostra di più. Ma non è che hai detto questo tu, No, l'ho pensato, però. Non è vero.
Dai, fai cagare. La nostra è pienamente una nave. Adesso facciamo anche le ciminiere. A parte che tu non servi a niente, veramente. Cioè, una cosa che fa schifo come te. Io non... Io non ci posso credere. Io non... Cioè, però tu l'hai rubato da loro. L'hai rubato da loro. Usiamolo. Sì. Vedi, la tattica funziona sempre. Che schifo che fai. Oh, e mai non rubo niente. Allora, ascolta, c'è una tattica che io conosco di Alex, che la fa, io gliel'ho insegnata io, è quel pezzo di spezzo di sfame. Sì, me la sta rubando. Praticamente vince la casa che è più alta, quindi noi dobbiamo fare questa ciminiera super alta, ok? Ma pienamente in tema con tutta la nave. Ok, così comunque siamo più alti, basta, va bene così, perfetto. No, ancora un po', devi raddoppiare. No, va bene così, se no rovini tutto. Come aspetta, colti blocchi, eh? Sempre, perché tu rovini tutto sempre. Io veramente non ce la faccio più. Vabbè, eh, comunque c'è anche un pizzico di goduria in quello che faccio. Guarda, no, che goduria. Non c'è, non c'è. C'è. Sì che c'è. No, c'è perché ci sono io. Ecco perché c'è. Ma capito, se tu sei godurioso e io faccio schifo, tu ti rendi ancora più godurioso perché in confronto a me lo sei di più. Sto dando un'occhiata da distante, eh. È pienamente. Ma bellissima. Secondo me fa schifo comunque. Cioè, non è che voglio dire. Però facciamo una faccia. Allora, fai una cosa: vieni qui dietro e fai un altro tentacolo di Kraken più piccolo, però, perché faccio meno spazio. Ok, che sta avvolgendo come quello di prima? Se riesci, sarebbe bellissimo che piegasse sulla nave. Sarebbe veramente un tocco di classe. Ma di brutto, prenditi il tuo tempo. Ok, intanto io faccio la cambusa qui sotto. Ho paura di brutto. Tu sai cos'è una cambusa, no? Certo, la parte inferiore della nave. Bravo. Veramente? Sì, penso di... Ho rotto tutto? Se non lo sei tu, Ho rotto tutto mettendo una strana cosa di cambusa. Vabbè, fa niente, la lasciamo, va bene anche così. Il mio tentacolo fa schifo. No, rifallo, brutto, male. Finché non esce bene si rifà all'infinito. No, fa proprio... No, fa schifo, sembra che la nave stia sgabirrando. Non va bene, Cico, non va bene. No, lo rifaccio da capo, Non forza, fare basta. Che è attaccato alla nave, fallo staccato e poi che si piega da sopra. Fa tipo un uncino, capito, da sopra. Ho capito di cosa intendi, adesso lo faccio di brutto. Ok. Sei sicuro che hai capito, sì? No, però adesso mentre lo farò sicuro mi viene in mente. No. Oh, devi aver capito quello che ti ho detto io perché mi arrabbio. Cioè, tu lo sai che poi io mi arrabbio, no? Guarda, se non capisco le cose, lì ti arrabbi di brutto. Mi arrabbio di brutto se uno non capisce le cose. No, Lion, è completamente un tentacolo. Penso sia il Kraken veramente qui. Ti dico solo questo. Va bene. Ne sono fiero di te, Oh, che bel letto che ho messo io. Wow, mi piace. Oh, stai facendo già gli interni? Sì. Io voglio essere partecipe degli interni. No, assolutamente. Però. Tu stai facendo quella cosa, vedi di farla in modo decente, diversamente da tutte le altre azioni della tua vita. Ok? Ok, no vabbè, è fighissimo. Lei, questo tentacolo è veramente fighissimo. Sono dire, cioè... contento, sono felice di questa cosa. Non mi aspettavo niente di meno. Appena lo vedrai non devi deludermi. Cioè tipo, fa schifo, invece no, non no, devi dirlo. Allora già stai mettendo le mani avanti. Fa schifo quindi. No, non fa schifo, guarda, se poi lo guardi e vedi. Aspetta, guarda, un secondo che sto mettendo dei dettagli qua che ci stanno. Ma tu senti ululare per caso? Sì, è figo comunque. C'è il vento in casa mia che sta ululando. Si sente assai questa cosa qui? Secondo me è uno spirito di un lupo, non è il vento questo. Guarda, è il vento che ulula. Se si sente e rompe le palle, me lo dici, ok? Così. Vabbè, non così tanto, figliati. Va bene, ok. Tu hai un orecchio particolarmente attento, mi stai dicendo, giusto? Quindi no, lo senti no. Per quello. E allora si sente. Sì, è bastata così. Vabbè, senti, non dà fastidio, fidati, basta, facciamo così. Che ma tu l'hai sentito, mi hai detto che l'avevi sentito. Appena l'hai detto, adesso non lo sento più. E ora si è sentito di nuovo, però io l'ho sentito adesso, eh. Io no, però vedi? Io non l'hai sentito, allora non dà tanto fastidio. Posso fare un altro tentacolo che mi sono preso bene? No, basta così, va bene. Adesso dammi un secondo che sto mettendo un paio di dettagli in più. Questa è una cappelliera per appendere le i capelli. Capelli, e poi, ok, quello bello. Mettiamo un poco di... qua ci sono i segni del caffè perché qui abbiamo le scorte di caffè e di rum. Come i pirati, certo, proprio. Poi qui abbiamo questo tavolo orientale che è molto bello, a noi ci piace. Sì, infine. Mettiamo subito aspetta, la cabina di comando. No, aspetta, ancora non abbiamo fatto. Questo qui è molto bello perché ci voleva. E poi mettiamo anche qualche luce di emergenza, perché così quando uno magari c'ha notte dice dov'è l'uscita, lo mette in lo bagno sa. Magari di notte non vede niente. Qua si esce solo volando, quindi si rimane intrappolati. Ah, beh, molto bello. Dai. Molto bello. Grazie mille, mi sono proprio impegnato. Riesci a fare che anche questo tentacolo faccia un po' la stessa cosa, capito? Ma certo che riesco. Guarda, vai, va bene. Faccio che sta circondato dalla ciminiera. Che è proprio sarebbe là. Veramente
veramente un tocco di classe di cui sarei molto fiero, di questa cosa qui. No, mi sono casato adesso, lo faccio, vai, vai. Allora, qui dentro siamo abbastanza ok. Mi serve il timone, che io mi ricordo che in inglese il timone si dice Ips helm con la H. Bravo, bravo, bravo. Sì, ce l'avevo già per quello, sennò cavolo, lo mettiamo sul retro. Tanto chi se ne frega, cioè non è che è molto importante. Ma sì, infatti, cioè, infatti non lo userò neanche, solo per bellezza. Mettiamo anche una sedia, anche se in teoria si pilota, cioè si comanda la nave da in piedi. Però siccome il nostro capitano qui è un po' perché l'artrosi, non lo so, ma cioè, è una regola di navi. Secondo me sì, cioè io non ho mai visto un capitano pilotare una nave da seduto, non so te. Sì, ma certo, io penso di sì, cioè allora tutto seduto era. Allora, per fare le cose male, lo mettiamo in piedi, visto che giusto, si siedono. Giusto, così. Il nostro tocco di classe, vedi, la nostra impronta c'è sempre. Sì, perché lui c'ha le emorroidi e quindi deve stare in piedi, ok? Così. Ma così, però non è no, la vabbè, impronta, ma è sì, la verità, poverino, cioè cosa gli devi dire? L'ho fatto Lion, è un po' peggio dell'altro, però c'è sul pezzo. Non è mi sul piace pezzo questa brutto. Questa... No, perché è abbastanza dritto, capito? Queste mani avanti che hai messo. No, adesso che lo guardo da un'altra prospettiva, è veramente una roba leggendaria. Dai, fa il suo, ecco, fa il suo. Vabbè, dai, ci sta, ma il mio delfino qui è veramente bello. Quello è proprio un falla il figurone. Sì. Comunque, secondo me potrebbe migliorare, se tipo così. Sei uscito dal bordo, però. Ma di poco. Ah, è così, sì. Così è perfetto, ricorda proprio un delfino. Un delfino, non... Cioè, se ti ricorda altro hai dei problemi comunque, secondo me. Ma guarda, potrei aggiungere anche un tocco qui alla fine, se vuoi. Così modifichiamo il delfino completamente. No, dai. No, ma... Vabbè, tutti sanno che i delfini hanno le spine, non lo sai? Ah sì, soprattutto dietro, cioè quella lì è una roba proprio che si sa. Certo. E anche qui so. No. Lì no. Lì ecco hanno qui i baffi, ma se tu non sai le cose... Mettici ba... No! Cosa? È la spuma delle onde! E i baffi! Sono baffi di spuma delle onde. Facciamo che non facciamo vedere quel lato. Io direi che abbiamo finito però, perché cioè il tempo ora è basta. Noi abbiamo terminato, devono aver terminato anche loro, secondo me. Quindi andrei a chiedergli conto di quello che hanno fatto. Andiamo subito a chiedere conto. Sono sotto, Yo! Che paura! The time is over. Quindi over. You have to go out. Gu basta. Ok. Siamo prontissimi. Very nice. Siamo pronti. Abbiamo fatto. Anna, noi, da chiudi la porta. Chiudi la porta. Da sotto la porta mi ulula il vento. Mi sto per ingazzare un bel portento. Ok. Lo sai perché? Perché qua le navi. Allora sì. A parte, io te lo devo dire, siete dei copioni. A parte che devi parlare nel microfono. A parte siete che mi devi copioni rispondere a quello che io ho detto, perché mi stai completamente ignorando. La cosa mi trigger. Ho capito che te devo venire a ti tappo le alla. Mettici il cane. C'è il cane davanti alla porta. Ma non copre il vento, perché non serve a niente. Porca miseria, sto cane ciuccia palle. Vabbè, allora. No, povera ciccia. Iniziamo. Vabbè, dalla vostra. Vai Anna. Come su, puoi vedere, veloce, la nostra nave non ha avuto un destino fortunato. Ho si visto. È schiantata. Eccola a capicco. Però qui attaccata. Chi ha copiato non siamo noi, eh. Ai, qui, Questo pesce. Noi gli squali li abbiamo messi già la prima. Secondo te questo cos'è? No, vabbè, esatto, è una vabbè pinna di squalo. Sono le pinne. E ne qua c'è uno squalo, vedi, aggressivo e pieno di denti. Ne parliamo dopo. Allora, okay, fammi vedere qua il resto. Qua si è schiantato, dai, tutte cose. Infatti anche il timone si è spostato un po'. Sì. Però si può comunque entrare. Qua c'è la scialuppa di salvataggio. Se entrate dentro troverete che il relitto è veramente spaventoso. Molto. Tutti i mobili si sono scafotati in giro. Ci sono anche, vedi, delle falle. E c'è anche uno squalo all'interno, pericolosissimo. Pazzesco, sta cercando di mangiarsi Alex, vedi? Esatto. No, poi, poverino. Siccome questo è l'oceano Atlantico e l'acqua è freddissima, ci sono anche, vedi, i ghiaccioli attaccati qua nella cosa, certo, vedi? Certo, ecco, che bello. Qua ci sono purtroppo le vittime, vedi, ci sono tutti morti. Qui c'è la sgabir estiva. Ci sono dei tesori nella stiva, vedi, qui sì, era il tesoro di una nobiltonna. Ho capito, basta, deve, va bene, ok, abbiamo capito, bello. Terribile, bello, uno schianto terribile, morto bello comunque. Bello, brutto. Va bene, hai rotto le balle. Allora, venite adesso a vedere la nostra bellissima il nave. Il forte, sì, che bello. Questa qui è la nave avvolta dal Kraken. Wow. Certo, mamma mia, perché qualcuno non ha copiato vedendo le nostre pinne di scuola, no, vero? Vi giuro che questo no. Semmai abbiamo copiato la ciminiera, perché noi non l'avremmo voluto.
venuto poi a fare. Adriantica, anche stai dentro. Zitto, Alex, sei pregato di tacere. Oh. Dentro Neodietica. Bene. Allora, qui abbiamo un altro pezzo forte, cioè... Cos'è? Il delfino... Pinoso. Pinoso. Allora, sì. Non dico cos'è perché sì, è un delfino, è un delfino. Delfino. Potete vedere che ha i peli delle pinne, proprio come e i peli delfini. Io direi che è una murena palluta, però no, allora Anna, per favore, sei c'è? Volgare. E davanti possiamo vedere la spuma delle onde o i baffi del delfino. Venite sei qui. Proprio volgare. Qua abbiamo sul ponte la piscina, bellissima, piccola, e poi sotto molto potete piccola. Vedere che c'è la cabina del capitano. Non si può scendere. Come no? Non no. Scendere. Ci puoi aprire, capitano? Scendete, no? No. Posso rompere? Dai, scendete grazie. Così. Grazie, grazie, gentilissimo. Sempre a rompere le cose degli altri, comunque. Oh, che ci vuoi fa? Qui abbiamo il sotto dove si pilota la nave al contrario, perché è una nave particolare. Certamente. E poi ovviamente. Qui abbiamo il lettino del capitano dove lui dorme sonni tranquilli, mentre alle sue spalle c'è la riserva di caffè che si porta sempre appresso. La mina me la rubavo. Perché giustamente lui naviga da solo, c'ha bisogno e di rifornimento. E qui sono le sue macchinette per fare il caffè. Vedete che fanno il vapore anche bello, per fare bello, bello. E questi sono tutti i vestiti del capitano? Sono tutti i vestiti del capitano. Questa una nave solitaria solo per capito. Una persona. Ho capito, praticamente gli ha preso la follia del mare. Ma ogni giorno Cico è venuto il sonno un'altra volta. No, ma no. Io ti voglio lasciare esporre, no. Se espolgo io poi lo vedo tutto, capito? Ascolta, succhia palle da gara, ok? Io faccio i tentacoli, amici. Tu fai il drifting succhiando le palle. Tu fai il drifting, ok? Che schifo che fai. Cos'è il drifting? Una cosa del genere. Ok, basta. Basta, è lui, Anna. Fermiamoci qui, mi raccomando. Ricordatevi di votare per questa nave tentacolata. Cioè, hai rotto le palle di succhiare le palle, Mentre per la nostra nave attaccata dagli squali mettete una farfallina nei commenti, mi raccomando. Bene, ma io no. Ci fermiamo. Posso lavorare in questo modo? Lion e la gang buildata. Tranne Cico, che è un succhiapalle drifter. Proprio così, out. Ciao.